sangue da ribelle puoi morire. Pazienza, ci vuole alle burraschi. Salve, oggi prepareremo dei ravioli di coniglio alla cacciatora con insalatina tiepida di pomodoro e basilico. Questo piatto è un altro piatto che fa parte della tradizione siciliana, soprattutto per il coniglio realizzato alla cacciatora. Noi in questa versione lo vogliamo presentare giustamente come primo, quindi a raviolo, e abbiamo voluto praticamente invertire un pochettino i ruoli. Praticamente il coniglio lo andiamo a inserire dentro una sfoglia di pasta fresca e lo andiamo a servire semplicemente con una salsa di pomodoro fresco e basilico, che è la rappresentanza della nostra terra, della Sicilia. Gli ingredienti per realizzare il piatto sono della pasta fresca, della pasta all'uovo fresca tirata molto sottile, del coniglio, in questo caso qua noi utilizziamo già dei filetti di coniglio ben pareggiati e tutto quanto, delle olive verdi, delle falde di pomodoro tagliate a listarelle, del basilico, dell'origano fresco, dei capperi, della salsa di pomodoro, delle patate lesse, aglio, olio d'oliva. Andiamo a realizzare la farcia per i ravioli, quindi prendiamo i nostri filetti di coniglio, li andiamo a tagliuzzare grossolanamente. Se brutta anda la faccia in talo cori, amaro di piglia. Così come lo stesso procedimento come da fare una salsiccia tagliata a coltello. Ecco qua, il nostro coniglio. Dopodiché andiamo a tritare i capperi. Sempre in modo grossolano, così da al momento che andiamo ad assaggiare e andiamo a mangiare il raviolo, sentiremo le note praticamente dei capperi, le note delle olive, che altrimenti se le andremo a tagliare troppo fini sarebbe praticamente un'uniformità di gusti e di sapori. Tritiamo anche uno spicchietto d'aglio. Andiamo a preparare il ripieno per i nostri ravioli, quindi in un padellino facciamo riscaldare un filo di olio extravergine di oliva, aggiungiamo l'aglio che avevamo tritato in precedenza, lo facciamo rosolare leggermente. Non proprio da far imbiondire, quindi da lasciare leggermente bianco. Aggiungiamo il nostro coniglio. Lo rosoliamo leggermente. Comunque lo lasciamo sempre rosa e andiamo a completare con gli altri ingredienti. Sarebbero le olive che avevamo tritato in precedenza e i capperi. Lasciamo insaporire tutto quanto. In questo caso non aggiungeremo sale, perché già di per sé fra i capperi e le olive andiamo a bilanciare abbastanza il gusto e il sapore. Solamente in ultima, fuori dal fuoco, spegniamo e andiamo a profumare con un filo di origano secco. Questo è il coniglio che abbiamo rosolato, lo lasciamo un minuto da parte. In questo caso ora prendiamo delle patate lesse che ci serviranno praticamente, che saranno aggiunte comunque al coniglio, così da dare praticamente un po' di consistenza al piatto e soprattutto anche omogeneità. Quindi le schiacciamo anche le patate grossolanamente ed andiamo ad aggiungere
amaro cose fa il nostro coniglio. Lo show de paradiso non ne vede, è sciore, sciore, sciore di tutto l'anno. L'amore camera, amalgamiamo il tutto. Sciore, sciore, sciore di tutto l'anno. L'amore camera, il nostro ripieno è pronto. Andiamo a realizzare i nostri ravioli, quindi utilizzeremo giustamente la pasta fresca che andiamo a pennellare con un filo di corlo. Questo qua è un passaggio importante perché praticamente serve a far aderire esattamente le due estremità della pasta, che altrimenti andremo a perdere il raviolo in cottura. Andiamo a realizzare praticamente dei mucchiettini di cui ricaveremo i nostri ravioli. Andiamo a piegare in due la pasta. Andremo a fare una leggera pressione lungo i bordi e con l'aiuto di un coppapasta andremo a coppare i nostri ravioli a mezza luna. Dopodiché una piccola pressione lungo i bordi così da permettere che aderisca ben bene e andiamo a dare forma, così scaccia leggermente e ogni raviolo si arriccia. Ecco pronti i nostri ravioli. Andiamo a realizzare la salsa per i ravioli di coniglio, quindi l'insalatina tiepida di pomodori e basilico. Facciamo che prendiamo sempre un altro padellino, sempre un filo d'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio intero, lasciamo rosolare leggermente. Una volta che l'aglio è rosolato, aggiungiamo le nostre falde di pomodori. A fuoco spento li lasciamo insaporire un pochettino, aggiungiamo un pizzico di sale, delle foglioline di basilico spezzate a mano e un po' di salsa di pomodoro. Lasciamo profumare il tutto e la salsa è pronta. Intanto tuffiamo i nostri ravioli, sempre in acqua bollente leggermente salata. Intanto i nostri ravioli sono già pronti, li tiriamo fuori. Possiamo già andare a preparare il piatto. Togliamo lo spicchio d'aglio. Sul piatto andiamo a fare un letto con le nostre falde di pomodoro. La bellezza di questa insalatina è che le falde devono restare ben sode e ben compatte e sopra alle falde andiamo ad appoggiare i nostri ravioli. Voilà. Andiamo a completare con delle foglioline di basilico e sempre in ultima preferisco aggiungere un po' di olio d'oliva, sempre acuto. E il piatto è pronto. Buon appetito.
Cara compare e comare, ora che ti ha mangiato e ti ha bevuto, arrordame nello proverbio antico. Curisia o male riaugio, uso, e darriera la porta.